Immagina di esserti appena sottoposta all'intervento di mastoplastica additiva e hai aumentato il tuo segno. Il sogno che avevi da tanto tempo è stato realizzato e la parte più difficile, diciamo, è stata compiuta. In realtà adesso c'è un periodo, che è il periodo post-operatorio, in cui dovrai seguire delle istruzioni, delle raccomandazioni per ottimizzarlo appunto. Diciamo che questa parte del post-operatorio, del recupero dopo la mastoplastica, è forse una parte dell'intervento in cui c'è meno informazione. Mi capita di vedere pazienti super informati su quello che è l'intervento, le protesi da usare, dove metterle, ma poco su quello che avviene dopo l'intervento, dopo la chirurgia. Io sono Renato Zaccheddu, sono un chirurgo plastico da ormai 20 anni. In questo video ti parlerò appunto di questa fase che viene dopo la chirurgia. Non entrerò tanto nei dettagli dell'intervento, della chirurgia stessa, la mastoplastica additiva. Ecco, questi dettagli li puoi trovare se vuoi scaricando gratuitamente il libro che puoi trovare qua, in cui ti espongo tutti i momenti dalla preparazione all'intervento a quello che succede dopo, incluso quello che avviene in sala operatoria. Tornando al recupero post-operatorio, direi che la prima questione che vorrei affrontare con te è quella del farsi le prime docce, fare le medicazioni. Sono queste questioni che sembrano quasi sciocche, quasi naturali, in realtà suscitano sempre molte domande da parte dei pazienti. La prima doccia la si fa normalmente dopo 48 ore, può essere anche 24-48 ore. Non c'è molto accordo tra i chirurghi nel dare questo tipo di raccomandazione. C'è chi la consiglia dopo una settimana, addirittura dopo 2 settimane a volte. Il mio approccio è quello di consigliarti la prima doccia già dopo 24-48 ore. Nella piccola ferita che avrai in seguito all'incisione per inserire la protesi, oltre ai punti chiaramente di sutura riassorbibili, ci sarà anche un adesivo cutaneo, una colla tessutale cutanea che rende la ferita impermeabile, quindi puoi da subito fare la prima doccia. Chiaramente alla doccia seguirà la medicazione della ferita, che deve essere fatta ogni volta, quindi prima di fare la doccia ti toglierai la medicazione che c'è, che è stata messa, farai la doccia, disinfetti e poi rifai una medicazione. Questo è, diciamo, da fare quotidianamente per mantenere la ferita pulita. C'è poi la questione dell'attività fisica, del muoversi, quando muoversi. Il mio consiglio è sempre quello di fare quello che chiamo riposo attivo, cioè tornare a casa ma iniziare subito a muoversi. Delle camminate potrebbero essere fatte già dal giorno stesso, magari non lunghe inizialmente, però aumentando nei giorni successivi. Anche dei esercizi di stiramento delle spalle, movimento delle braccia può essere fatto. La cosa da non fare assolutamente è quella di tornare a casa e metterti sdraiata, ferma, immobile. Questo cosa causerà? Causerà un irrigidimento dei muscoli vicino alla colonna vertebrale, che possono causare a loro volta dolore il giorno dopo l'intervento e incapacità proprio di muoverti. Un'altra questione poi importante è quella dell'uso dei reggiseni e delle fasce compressive. Non usando drenaggi, la compressione post-operatoria è diciamo una questione che reputo importante, poiché è necessario fare questa compressione per evitare un eccessivo gonfiore o accumulo di fluidi dentro la tasca in cui è alloggiata la protesi. Quindi queste fasce compressive ti verranno date il giorno dell'intervento e sono usate per 1-2 settimane. Come anche il reggiseno che ti verrà dato, lo userai in realtà per le prime 6 settimane, un reggiseno particolarmente elastico e contenitivo che serve appunto per tenere in posizione il seno e le protesi. Passo poi a spiegarti quella che è l'attività, le attività che puoi riprendere e quando le puoi riprendere.
un'attività lavorativa dipende molto da cosa fai, qual è la tua mansione. Se hai un lavoro d'ufficio, puoi tornare al lavoro sicuramente dopo una settimana, non più di quello. Per lavori più impegnativi fisicamente, ebbene, qui c'è da valutare caso per caso, dipende quanto è fisico il lavoro, quanto vai a sollecitare i muscoli pettorali, le braccia. Ecco, quindi è qualcosa che si discute caso per caso normalmente. Per quanto riguarda l'attività sportiva, vale più o meno la stessa regola: dopo 6 settimane circa si dà il via libera a tutte le attività sportive fatte con intensità. Questo non vuol dire che per 6 settimane non potrai fare nessun tipo di sport, lo potrai fare magari allenando la parte inferiore del corpo dopo 3-4 settimane senza intensità, quindi senza ricercare la performance, diciamo così. Ecco, questo è un modo di riprendere la tua attività fisico-sportiva. C'è poi un'altra attività molto particolare, un'attività fisica molto particolare, che sulla quale c'è sì curiosità, ma non viene fatta esplicitamente la domanda, un po' per imbarazzo, forse timidezza, che è quella del quando riprendere l'attività sessuale col proprio partner. Ecco, questo può essere fatto seguendo il buon senso, diciamo così. Quello che non devi fare è stiramenti delle braccia oppure usare con intensità i muscoli pettorali. Quindi hai capito bene, stiamo parlando di posizioni sostanzialmente, quindi cerca di farlo anche dopo pochi giorni, però senza un impegno fisico importante. Un'altra questione riferita a questo è l'atteggiamento del tuo partner, che dovrà stare un po' più tranquillo in quei momenti, magari anche un po' concitati, cioè tenere giù le mani. Sostanzialmente ogni forma di manipolazione vigorosa del seno non è da consigliarsi nelle prime settimane post-operatorie. Direi che anche qui vale la regola delle 6 settimane. Dopo 6 settimane, come per lo sport, potrai dare, diciamo così, via libera alla tua creatività anche da quel punto di vista. Una domanda che mi si fa è: quando potrò tornare al mare? Potrò andare al mare, più che tornare, andare al mare in vacanza senza limitazioni. Ecco, anche per questo aspetto della vacanza, andare al mare, andare in piscina, quindi immergersi sostanzialmente, ecco, direi che 6 settimane è un tempo consono. 6 settimane è anche un periodo in cui si ha già una buona forma del seno, un buon volume, un po' di gonfiore se n'è andato, il seno sta iniziando ad assumere le forme definitive, quindi è questo il periodo in cui potrai magari iniziare ad esporre il tuo nuovo décolleté. Questo vuol dire, per esempio, comprare dei vestiti che hai tanto sognato, che mai ti sei permessa, proprio per questo décolleté un po' scarno, diciamo così. Ecco, è arrivato il momento di dare via libera ai tuoi desideri anche da questo punto di vista. Quindi le 6 settimane vuol dire tanto, 6 settimane post aumento di seno, post mastoplastica additiva. Ecco, spero che questo video ti sia interessato, ti sia piaciuto. Puoi sicuramente seguirmi, proporrò altri video di questo tenore su altri argomenti della chirurgia estetica, oltre che sull'aumento di seno. Basta che ti iscrivi al canale. Per ora ti saluto. A presto!